Anche oggi Gesù rovescia la logica del mondo. Ci invita a scegliere l'ultimo posto. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Qui non viene condannato il desiderio di primeggiare. È cosa buona e giusta desiderare di essere primi, applauditi e stimati, ma il problema e capire quale sia la strada per realizzare questo desiderio. Per il mondo, la via è salire, stare sopra gli altri. Per il Vangelo, invece, è umiliarsi, scendere, sottomettersi, essere al servizio dei fratelli. Umiltà è non fare paura né ombra a nessuno. Essere piuttosto come il seme che scompare perché una pianta nasca e germogli. E la logica dell'amore, diminuire per far crescere l'amato e crescere nell'amato. E la logica di Gesù, svuotarsi, dare la propria vita, farsi pane per diventare corpo in coloro che ne mangiano, per essere una cosa sola con loro. Questa umiliazione è possibile solo a colui che sia libero dall'esigenza di affermarsi, perché riposa nel seno del Padre, tranquillo come un bimbo svezzato in braccio a sua madre.